troviamo nella sede della società di mutuo soccorso Aurora APS di Rapallo, una delle più antiche, forse la più antica associazione culturale del territorio di Rapallo, e oggi è APS, lo chiediamo al presidente Enrico Castaglione. Come mai APS? APS perché siamo passati dalle SOMS, le famose società di mutuo soccorso operaie dell'epoca mazziniana, poi diventate SMS, nel 1993 è uscita la legge sul terzo settore, quindi lo Stato italiano ha chiesto che tutte le associazioni, tutti i circoli, tutte le congregazioni si unissero in un unico sistema che si chiama terzo settore e soprattutto che avessero tutte uno statuto uniformato, uno statuto che prevede determinate incombenze che prima naturalmente non esistevano. Un'ulteriore cosa che viene chiesta ora è l'iscrizione al RUNTS, che è il registro unico nazionale del terzo settore. Questo cosa comporterà? Comporterà sì delle agevolazioni perché potremo accedere a bandi o a concorsi che prima non ci potevano vedere partecipi. Però il problema è che secondo noi, non solo secondo me, ma anche secondo altri rappresentanti, poi ci chiederanno anche dei soldi come tasse. Questo è poco ma sicuro, perché come si dice Italia non stai, non mente mai. Quindi il motivo del passaggio da SMS a APS è questo qui. Chiaramente noi manteniamo SMS Aurora con APS, qui sul nostro tavolo della riunione del Consiglio c'è scritto, infatti si vede chiaramente che c'è SMS sopra e APS sotto. Ecco, SMS è un'associazione che ha alle spalle una grande storia, fatta di impegno, di volontariato, di attività sociali, di attività ricreative, anche sportive. Ecco, cioè nel corso degli anni l'associazione Aurora si è distinta in vari campi, in attività ricreative, sportive, sociali, come abbiamo detto, e adesso anche a livello culturale. Certo, diciamo che fino a 15 anni fa venivano istituite anche delle borse di studio per gli studenti meritevoli. C'era sicuramente un apporto economico da parte di molti soci che ci poteva permettere questo, anche perché tenete presente che noi viviamo solo ed esclusivamente sul volontariato e sui versamenti volontari sia dei soci che di chi lascia qualcosa in beneficenza, perché noi diamo tutto in beneficenza, tolto le spese vive e la manutenzione dell'immobile, tutto il resto noi lo diamo in beneficenza. Volevo dire, ecco, appunto al tesoriere, a Roberto Basso, sì. Come si finanzia questa associazione? Ci finanziamo con le tessere dei nostri soci, ci finanziamo con le donazioni e ci finanziamo affittando il salone a varie associazioni che praticamente tutta la settimana lo occupano. Ecco, questi sono i nostri modi di utilizzare per il momento di finanziamento, che ci sembrano anche più logici e più, diciamo così, che la Aurora possa ottenere, e quindi andiamo avanti su questo. Poi chiaramente con l'iscrizione alla RUNTS si potrà anche chiedere dei finanziamenti e lo faremo senz'altro, perché purtroppo per fare le cose bene purtroppo al giorno d'oggi ci vogliono sempre tanti soldi. Claudia De Marchi si occupa soprattutto del bar, quindi di questo contatto anche con le persone attraverso questi incontri, quindi anche un ritorno all'aspetto sociale, no? Certo. di questa realtà. Certo, sì. Qua vengono, ci sono dei gruppi che vengono a giocare a carte, passano il pomeriggio, si parla, si ride, giocano a biliardo, si allenano a biliardo, gli altri per la squadra quando fanno i campionati. Insomma, si passa un po' di orette socialmente, cioè parlando, passando il tempo così. Ed è una cosa bella. Speriamo che venga qualche socio un pochino in più, perché adesso è frequentata dai soliti soci. Speriamo che col passare del tempo, anche con queste cose culturali, queste cose così, venga un pochino più di frequentazione. Questo è il biliardo da competizione che abbiamo preso ultimamente, regolare, così, senza bocche, per campionati di voce. Abbiamo la nostra squadra, ADS Aurora, Associazione di Rientratistica Sportiva, regolarmente riconosciuta. Questo è un'altra delle innovazioni che sono state messe. Questa è la sala invece del bar sociale, dove
facciamo anche qualche pranzettino minimo, qualche volta, qualche sera, tutto quanto. E c'erano dei tavoli in metallo orribili, quadrati, che pesavano 10 tonnellate e mezza, li abbiamo dati in beneficenza al buon samaritano e li abbiamo sostituiti con, ho fatto fare dei tavoli rotondi che sono molto più funzionali. Ecco. Quindi diciamo che queste piccole innovazioni. La cucina è attrezzata di tutto punto. Abbiamo sostituito le finestre che sono con i doppi vetri e vasistas. E questo è qua, abbiamo il congelatore, abbiamo il frigorifero e di là abbiamo la cambusa che è stata praticamente dove teniamo le derrate alimentari. Ecco, torniamo brevemente e per concludere anche questo nostro incontro al presidente Enrico Castagnone per dire che oggi l'associazione opera a 360 gradi, quindi sia nel campo ricreativo sia attraverso le scuole, e adesso ci dirà quali scuole in particolare, e sia attraverso appunto la realtà letteraria, incontri di varie culture e soprattutto questo mi pare al venerdì sera. Prima un distinguo sul discorso dei soci, faccio presente che quando si è insediato il nuovo direttivo i soci erano un centinaio qua, sulla carta. In realtà poi oggettivamente erano molti meno, infatti abbiamo dovuto mettere mano anche al tabulato dei soci. Oggi abbiamo invece effettivi, a distanza di quasi 3 anni, abbiamo 200 soci effettivi. Poi c'è chi partecipa di più, chi partecipa di meno, però come iscrizioni ufficiali e pagamento di tessera ufficiale abbiamo 200 soci, che non è un brutto, non è un brutto traguardo. Per quanto riguarda le serate, allora noi abbiamo praticamente a lunedì sera abbiamo una scuola di ballo latinoamericano caraibico che viene qui da anni. Poi abbiamo al martedì pomeriggio abbiamo la scuola di teatro per i bambini. Al mercoledì pomeriggio abbiamo la scuola di teatro per i ragazzi un po' problematici che vengono qui appunto a fare scuola di teatro e anzi ringrazio l'istruttrice Viola Villa che tiene insieme tutte queste realtà. Poi abbiamo al giovedì sera, pomeriggio sera, abbiamo la scuola di Tai Chi Quang, che sarebbero praticamente delle arti marziali portate a un discorso mente-corpo-cuore, cioè non sono arti marziali vere e proprie, ma si rifanno ai movimenti delle arti marziali per un sistema di rilassamento, devo dire che è abbastanza ben frequentata. Poi al venerdì sera abbiamo, scusate mi sono dimenticato una cosa, mercoledì sera invece abbiamo la scuola di teatro per gli adulti, che viene ormai qui da anni. Invece al venerdì sera abbiamo le serate culturali che spaziano su tantissimi argomenti, ne abbiamo già fatte quasi una quindicina, sì. E quindi siamo soddisfatti di questa cosa. Inoltre abbiamo sistemato il salone, sistemato è una parola grossa perché avremo ancora da spendere migliaia e migliaia di euro, però abbiamo cercato di renderlo il più attuale possibile. Abbiamo una sala multimediale con uno schermo che è 7 metri e mezzo per 3. Quindi possiamo proiettare qualsiasi cosa e vi posso dire che su Rapallo siamo l'unica situazione che ha uno schermo di questo tipo e un salone tra l'altro che contiene 100 persone. Ecco. Poi per finire, la domenica pomeriggio, come l'antica tradizione, qui si fa il ballo liscio con l'orchestrina che viene, suona e fa rigorosamente ballo liscio. E devo dire che anche questa cosa, specialmente dalle persone in età, è gradita e vorrebbero che continuasse parecchio, anche perché siamo rimasti praticamente l'unico posto dove si può andare a ballare il liscio a Rapallo, non c'è nessun'altra struttura che permette tutto ciò. Basta. Un'ultima domanda: quando i vostri nonni, i vostri antenati nel 1910 hanno dato vita all'associazione e l'hanno chiamata Aurora, sicuramente avranno pensato al domani, al futuro. Ecco, come interpretate questo messaggio e questo nome, Aurora, che è rimasto nel tempo? L'Aurora, diciamo, come lei ben sa, si immagina come l'operazione Sunrise, che
fecero gli americani, no? La salvaguardia di Portofino e tante altre belle cose. Sunrise, quindi vuol dire aurora, vuol dire il domani, aurora vuol dire il nascere ogni giorno, vuol dire il sole, vuol dire il futuro. E premetto, dato che è nato nel 1910 questo nome, era avulso, perché il Sunrise vuol dire sole che sorge praticamente. Sole che sorge non c'entra niente né con il discorso della canzone del ventennio, né con il discorso dell'internazionale socialista. È stato fatto proprio al di fuori di tutte queste cose, perché aurora significa futuro, significa domani, significa tutti i giorni vedere un qualcosa di bello di nuovo. Ecco, probabilmente la scelta del nome è stata motivata da tutto ciò. Grazie a tutti, allora buon proseguimento e buon futuro all'associazione Aurora, e come sempre buona vita a tutti.